Carissimi amici, buon pomeriggio di domenica addirittura, di domenica perché stamattina ho tentato di fare il video dall'hotel e non ci sono riuscito perché la luce centrale sopra il soffitto non funzionava. Avevo solo quella diretta sullo specchio, ma non andava bene, mi faceva un riverbero strano, non riuscivo a guardarmi nello specchio e poi si vedeva malissimo in registrazione. E allora sono qua di domenica pomeriggio per la rasatura. Tra l'altro, neanche tanto confortevole perché ho mangiato tardissimo, quindi la rasatura dopo aver pranzato non è molto confortevole. Non si dovrebbe fare. Vabbè, oggi la facciamo. Oggi la facciamo ugualmente. Sì, perché è domenica e io mi rado, cosa devo fare? Non la sopporto più questa barba. Oggi mi rado con il Fatip Classic in versione black e gold. Tra l'altro adesso è uscito il modello Fatip piccolo in questa veste, che oggi ripropongo in livrea classica però. Cioè livrea, la livrea è quella black and gold, però il modello è il classic. Mentre invece Fatip produrrà il piccolo. Piccolo che è, non è poi tanto piccolo. Intanto mi bagno il viso. Barba, con Vitos crema da barba istantanea che uso come un prebarba. È piuttosto dura questa barba. Soprattutto la zona baffi. Insomma, che rasatura. Domenica pomeriggio. Mitici. Aspetta come sono stanco però. Sono proprio stanco. Viaggio, 24 ore di viaggio. Magico. No, ma magici loro. Allora, magici, come si chiamano? I vettori. Come si chiamano? I vettori. Fatip Classic, ibrido, in questo caso. Gillette Stylus, Gillette Stylus, questa aggrappa il pelo in una maniera incredibile. Sono riuscito ad aprire il pacchetto senza distruggerlo, magico. Vediamo di non distruggere la faccia. Dopo il pranzo dilatato, no? Portato avanti, ho mangiato alle 4 del pomeriggio, magico, ce la posso fare, posso farcela. Gillette Stylus, vai il pettine oro, corpo black, così come il manico. Ed ecco qua, il Fatip, come lo vogliamo chiamare? Black and Gold. Black and Gold. Allora, oggi la palmolive al mentolo. Fa caldo, non eccessivo caldo, però fa caldo, insomma. Ci sta.
Estate, ci sono stati giorni anche più caldi, eh. Insomma, a Milano, si è fatto sentire. Allora, Chubby 2 Synth da questa Palmolive di oggi. Oggi pomeriggio, che è domenica, rasatura atipica per me. Vediamo un po' questa Palmolive, mentolo. Questa la metto direttamente nel ciuffo. Sì, la metto direttamente nel ciuffo, così. Tre strisce, come al mio solito. Tre strisce di palmolive e basta. Aggiungo un po' d'acqua al viso. Senza risciacquare il prebarba. Solo bagnando. Questo è wet shaving, ecco la luce che si spegne, vedi? Magica, mitica. Movimenti circolari per smuovere questo pelo che oramai non si muove da una settimana, eh? Si fa sentire. Adesso vado a togliere un po' l'eccessiva crema che c'è sul viso perché mi deve supportare anche nelle prossime passate, così raschi un po' il viso. Tanto oramai l'azione del sapone c'è stata, vedete? Che ha concentrato comunque tutto nel ciuffo di Chubby 2 Synth, il ciuffazzo, nuova tecnica. Prendi e poi preleva dal viso l'eccesso di crema. Bisogna provarla. Se funziona. Hai capito? Adesso Gillette Stainless con Fatip ibrido. Vediamo un po' come va questa Stainless. È che aggrappa, eh? Mamma mia! Questa è UK, eh? Si aggrappa parecchio questa stainless. Gillette Red. Bel Fatip come viaggia. Oh, non devo premere troppo perché ho pranzato poco fa praticamente.
Non male. Poi la palmolive rimane in viso, eh? Abbondante risciacquo. Qua c'è qualche punto, ma lo togliamo, eh. Te capì? Chubby Westint con palmolive, che anche in secondo passaggio mantiene grossa quantità prelevata dal primo passaggio, con la tecnica della stesura e prelievo. Anche adesso, prelievo un po', ma neanche tanto. Il ciuffo rimane sempre pieno, di materiale. Adesso vediamo questo Fatip ibrido in liquo. Non fatelo, così. Soprattutto dopo mangiato. Terzo passaggio di palmolive, incredibile perché praticamente il ciuffo è completamente pieno di questa crema. Sì, perché se la utilizziamo tutta nel primo passaggio, poi si toglie comunque con la lama, si toglie tutto il velo dello strato di sapone e poi nel pennello ne rimane meno. Quindi il giusto da lasciare in viso è giusto. Ma che roba! La meccanica di montaggio di palmolive verde è qualcosa di strepitoso, eh. Contropelo adesso con Fatip ibrido.
Non male, eh. Non male, soprattutto la produzione di palmolive, eh? Qualche punto rosso l'ho visto sul collo però. Ma anche sul mento. Basta. Io mi fermo, eh. Questo FATIP ibrido utilizzato, direi, cos'è, un'oretta dopo pranzo, boh. Qualche punto rosso c'è, quindi non bisogna arrendersi dopo pranzo, eh. Però è profonda la rasatura, di brutto. Allora, Chubby 2 Synth, che incorpora ancora gran parte di palmolive, eh? Cremosissima, al mentolo, sì, lo so, se ne potevo usare meno, effettivamente, tanto io faccio i test, quindi... Usatene voi meno, no? Guardate me e ne usate meno. Spreco io per voi. Che devo fare? Magico. Eh? Ma che roba? C'è da dire che ho utilizzato il FATIP, in modo audace. Acqua fredda. L'acqua fredda cura, eh. Chiude i pori. Ghiacciata. Ghiacciata, quella che scende dal lavandino. Magico. Allora. FATIP Classic in versione black and gold, che adesso è disponibile anche in versione piccolo, FATIP piccolo, di produzione FATIP. Questa è la classic. Io non ce l'ho ancora il piccolo black and gold. Vedrò di procurarmelo. Gillette Red Stainless. Una lama che, vabbè, non è che sia gentilissima, però devo dire che è molto efficace. Su Open Combat è pazzesca, strappa via bene il pelo, ma non, io non l'ho sentito più di tanto, è abbastanza silente, forse perché sono abituato alle stainless, però mi è piaciuta. È una stainless di rilievo, secondo me. Vabbè, il FATIP non c'è niente da dire, è lui. È lui. Ecco.
rasatura profonda. Mi ha tolto uno strato di epidermide. Te capì? Beh, sì. Ti toglie l'epidermide. Sì, ho questa caratteristica che sono andato, mi sono riposato anch'io un po', È una cattiva abitudine che prendono tutti e ho preso anch'io, purtroppo. Sì, ogni tanto mi devo rilassare anch'io. E cosa devo fare? Aftershave MDL2 con gli oli essenziali di pino marittimo e pino americano. E in effetti si sente l'olio essenziale. Ma voi non fatelo, vi fa male, guagliò. Te capì? Non si fa, E datevi di questi schiaffi. Tanto poi vi mena vostra moglie. Tanto vale che vi schiaffeggiate voi, no? Self-schiaffing. Dai, guarda, però si sente l'olio essenziale, guaglio. Ma sto dicendo, tanto non c'è più MDL2. Richiudo. Ma se sono richiusi i pori? Boh. Spero di sanguinare, però. Se no mi preoccupo. Comincio a pensare di essere alieno. Arrivita lift. E si spegne la luce. Rita Lift, magari a pieno schermo, in full screen, me lo metto anche in viso, cioè in viso, sulla fronte, contorno occhi, che sono stanco. Vai, vai, fai il fermo immagine, Lamar. Lamar è esperto di fermo immagine, magico. Fa anche Claudio, vi dico anche lui. Claudio, magico Claudio. Ciao Claudio. Te capì? Cioè, mi hai detto gli occhiali perché sennò mi si rompe l'obiettivo. E basta, oh. Io finisco. Basta perché l'MDL2 mi ha mandato fuori di testa. C'è una carica alcolica paurosa. Beh, io ho finito. Oh, cari amici, se siamo pronti ad affrontare la settimana, affrontiamola. Se no prendiamo delle ferie, no? Cosa dobbiamo fare? Prendete anche voi delle ferie. Sto andando a fuoco praticamente. Però la pelle è liscia di tutto. Ammazza questo fatip. Vedete, mi dovevo per forza radere. Come facevo io? Cioè, l'appuntamento con la rasatura la domenica non si può evitare. Non è procrastinabile, purtroppo. Eh?
Stai capì? Fai il bravo, anche tu, Guarda che a te ti vedo, Fai il bravo perché ti vedo. E niente. Ci siamo persi i video del sabato, ma recuperiamo sabato prossimo. Ho delle trasferte in corso. Non lo so, devo chiedere all'Amar. Lui è esperto di trasferte, l'Amar. A meno che non ci siano elicotteri che ci vengono a prendere. Tra l'altro oggi l'ho sentito l'Amar. Mi diceva che su casa sua c'era un elicottero. Si è spaventato, mi ha detto, vengono a prendermi di nuovo. Te capì? L'Amar. Oh, l'Amar, ci siamo divertiti all'evento a Roma, quindi ringrazio tutti i ragazzi del gruppo Gentlemen's, e ci siamo divertiti. Era come un G8, no? Vabbè, abbiamo parlato di diversi aspetti della rasatura, diversi prodotti, top secret anche, non si può dire. Ma io sto zitto, sto sempre zitto, nessuno sa mai niente. E basta. Capì? Vi saluto io. Non fate la barba dopo pranzo, Non fate la barba dopo pranzo perché è pericoloso. Vi tagliate un po' di più, non va bene. Allora vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo sabato prossimo. Non ho le trasferte programmate, per cui vi saluto. Un abbraccio, cari.